Firmato nella sala consiliare del comune di Montappone il protocollo d'intesa tra Confindustria Fermo, Ipsia Ricci, provincia di Fermo, Camera di Commercio e quattro comuni della Media Valtellina. Obiettivo: costituire e rendere operativa la fabbrica pilota del cappello situata a Montappone in via 8 Marzo. Nata sull'esempio di quella della calzatura, servirà a formare nuovi operai e artigiani destinati a portare il necessario ricambio generazionale nelle aziende del distretto del Cappello, nel quale nasce oltre il 75% della produzione mondiale. A introdurre il tema sono il presidente della provincia di Fermo, Fabrizio Cesetti, e quello della Camera di Commercio, Graziano Di Battista. È in corso per la prima volta nel cappello 10 allievi per 400 ore. Come vedete nel promemoria che abbiamo inviato, è rivolto a persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e costituirà, espletamento di questo corso, un titolo per l'iscrizione al centro dell'impiego e quindi una porta privilegiata sul mercato del lavoro per coloro che svolgono il corso e per le aziende che potranno, diciamo, utilizzare, tra virgolette, al meglio personale altamente qualificato. Il corso nasce dalla sinergia, tra la provincia, Confindustria, la Camera di Commercio che lo ha finanziato, senza la quale non sarebbe stato possibile, lo dobbiamo dire, perché la provincia non aveva risorse da poter destinare in questa direzione, la scuola, l'Ipsia, fondamentale, perché poi è il soggetto capofila. È importante creare appunto realtà come queste che danno continuità al lavoro, alla parte manufatturiera. È importante essere vicini alla scuola che poi sa pensare bene a quella formazione digitale indispensabile per essere a contatto col mondo tutte le mattine. Di riscoperta delle scuole professionali parla il presidente di Confindustria Fermo, Andrea Santori, prima di cedere la parola alla preside dell'Ipsia, Stefania Scatasta. C'è la riscoperta delle scuole professionali, quindi ciò che succedeva e che è successo negli anni passati, quindi negli anni 80, negli anni 90, quando tutte le famiglie avevano come obiettivo quello di far inserire i ragazzi nell'università, c'è stata la riscoperta con l'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro perché i ragazzi, oltre a andare a scuola, quindi vanno direttamente in fabbrica e iniziano la loro attività. Rispetto al distretto del Cappello, ci siamo resi conto, come spesso capita nella scuola, di attivare progetti che abbiano la caratteristica della trasferibilità, no? E sicuramente la fabbrica pilota di Montegranaro aveva questa caratteristica. Abbiamo visto che lì le cose funzionavano e abbiamo cercato di trasferirla nel distretto del Cappello, cercando di capire come coniugare gli obiettivi verso qualcosa di più concreto. Ad entrare nei dettagli del corso è il presidente della sezione Cappello di Confindustria Fermo, Carlo Forti. Con l'alternanza scuola-lavoro abbiamo 7 ragazze che lavorano qui al distretto di Montaporte, grazie a questi corsi di alternanza lavoro. Io penso che in questo momento abbiamo bisogno sempre di più di gente formata, di gente qualificata che stia all'interno delle nostre aziende. L'internazionalizzazione okay, è fondamentale, ma io dico che la produzione per fare poi l'internazionalizzazione e per esportare il know-how del Made in Italy è indispensabile proprio. Ma ringrazio anche tutte le aziende del distretto che hanno risposto o stanno rispondendo e adesso ci sarà la fase successiva, quella che ci devono fornire o ci aiutano a fornire i macchinari per allestire la fabbrica, perché all'interno installeremo 2 catene di produzione. Per ora è un progetto. Uno è il progetto tessuto, il cappello del tessuto tagliato e cucito, uno è il progetto di paglia. I formatori di questa scuola saranno delle persone del distretto di Montapone, Massa Fermana, Montevidone e anche qualcuno di Paderone che sono in pensione, che hanno dato la vita e la loro storia all'interno delle aziende. Chi meglio di loro potrà formare i nostri giovani con la loro tecnica, esperienza e che. Dunque loro
ci hanno messo a disposizione tutto il loro tempo, ci hanno messo a disposizione la loro esperienza e la loro capacità per poterli formare. Padrone di casa il sindaco di Montappone, Mauro Ferranti. Qui parliamo di un cocktail che racchiude tutto, perché ci sono le istituzioni, ci sono le associazioni di categoria, c'è la scuola, ci sono gli imprenditori, quindi abbiamo tutte la base di partenza eccezionale. Al momento sono in corso le ultime rifiniture ai locali prima dell'arrivo dei macchinari e delle materie prime utilizzate dai corsisti. Le domande di iscrizione ai progetti formativi dovranno pervenire al settore politiche del lavoro della provincia. L'attività formativa vera e propria dovrebbe iniziare entro dicembre.